La Romano Donato SRL è l'azienda che dal 1980 si occupa di coperture e rivestimenti in rame, alluminio o zinco titanio. Le coperture e le facciate in metallo garantiscono resistenza agli elementi atmosferici e bellezza unica. Operiamo su tutto il territorio nazionale. La nostra flessibilità ci permette di servire qualsiasi tipo di cliente e forma di progetto. Grandi interventi residenziali o commerciali, piccoli committenti privati, enti pubblici e associazioni. Chiamaci, saremo la tua risposta. Terranovese Tende, azienda leader del settore nella realizzazione ed installazione di tende da sole e tende da interno, avvolgibili con chiusure di sicurezza, zanzariere sia manuali che motorizzate. Opera da 15 anni a livello regionale. Il nostro team è in grado di garantire soluzioni per offrire ai clienti un prodotto di qualità ed un'assistenza qualificata 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Terranovese Tende, chiamaci, con noi la soluzione è garantita. Benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione dalla Toscana, per la Toscana. Firenze, Parco delle Cascine, la fermata della tranvia intitolata Carlo Monni. Firenze omaggia l'attore Carlo Monni. La fermata della tranvia che taglia le Cascine, il parco che lo scomparso Carlo Monni amava tanto, porterà il suo nome. Un'intitolazione resa nota da Ettore Del Bene, uno degli amici storici dell'artista fiorentino scomparsa a maggio. La targa sarà inaugurata mercoledì 23 ottobre, la data in cui Monni avrebbe compiuto 70 anni. Sono state raccolte 1400 firme durante gli omaggi a Monni. Le firme sono state portate al sindaco Matteo Renzi, che ha dato il via libera per il riconoscimento. Monni incontrava tutti i suoi amici durante quel tragitto di tranvia. Quel parco era la sua seconda casa, il suo regno. Aveva tutti i suoi amici, le sue storie in quel parco. Firenze, al via le aperture straordinarie del complesso di Santo Spirito, un accordo speciale fra il Comune di Firenze, il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno, i padri agostiniani del convento di Santo Spirito, il centro documentale dell'esercito di Firenze, consentirà nei prossimi 3 mesi di tornare a vedere il complesso monumentale di Santo Spirito nella sua originaria interezza, accedendo con un ciclo di visite guidate agli spazi di maggiore interesse storico e artistico delle parti dell'antico convento normalmente non fruibili. Le visite guidate promosse dai musei civici fiorentini e curate dall'Associazione Muse includeranno la Basilica di Santo Spirito coi suoi capolavori, fra i quali il Crocifisso di Michelangelo Buonarroti, patrimonio del Fondo Edifici di Culto, l'antico cenacolo con la Fondazione Salvatore Romano e per la prima volta alcuni spazi del convento agostiniano normalmente non accessibili al pubblico, come il Chiostro dei Morti e il Refettorio Nuovo con le 3 cene affrescate da Bernardino Poccetti. Il lunedì sarà possibile visitare eccezionalmente anche gli ambienti della parte del complesso che oggi ospita il centro documentale dell'esercito, come il Chiostro Grande di Bartolomeo a Mannati e la 300esca Cappella Corsini. Grosseto. Danni insostenibili per le stragi di pecore, non accennano a diminuire gli attacchi dei lupi, rabbia tra gli allevatori. Azienda in ginocchio, anche Grosseto come in molte altre province della Toscana, animali allo stato brado danneggiano l'agricoltura. A Lucca invasione di piccioni, a Grosseto la presenza di lupi. In fondo la scelta è semplice, o si tutelano i lupi o si tutelano gli allevatori. E per Francesco Viaggi di Coldiretti Grosseto la soluzione è una, i lupi vanno abbattuti, perché gli attacchi alle greggi stanno producendo danni incalcolabili, un bilancio impossibile, di sicuro insostenibile. È come se un lavoratore la mattina trovasse la sua casa e la sua azienda distrutta da un terremoto. Questa è la condizione di tante aziende agricole. I cinghiali devastano il 40% del seminato e poi c'è il problema dei predatori. In Toscana ci sono 160.000 caprioli, 140.000 cinghiali, troppi. Così è impossibile lavorare. Vanno presi provvedimenti, altrimenti gli allevatori finiscono
finiscono in ginocchio e i progetti messi in campo con la provincia non si sono rilevati del tutto adeguati. Una proposta: puntare anche sul prelievo forzoso di questi animali in alcune zone, lupo o canide che sia, se ce n'è davvero bisogno, vanno abbattuti. La pensano allo stesso modo anche Confagricoltura. Siamo un popolo di idealisti, dice Anton Francesco Vivarelli Colonna. In Italia vale più la vita di un lupo che quella di 100 pecore e di altrettante famiglie di agricoltori. Infatti vediamo il risultato, un bilancio dei danni economici causati dalle stragi di greggi. È presto fatto, l'ultimo attacco, 70 animali uccisi, significa una perdita di almeno 35-40 mila euro. Lucca. Al via Lucca Comics and Games 2013. Tante le iniziative, ma soprattutto vogliamo sottolineare un grande calendario a misura di bambino. In totale saranno più di 100 gli appuntamenti per i più piccoli, tra incontri con gli autori e illustratori, giochi creativi, spettacoli e laboratori dedicati al fumetto, alla letteratura, all'illustrazione e al gioco intelligente. E più di 20 saranno gli ospiti nel padiglione tra scrittori, illustratori, fumettisti, disegnatori, creatori di giochi, educatori, attori, registi e musicisti che si alterneranno nei 4 giorni di festival nelle 4 aree interattive del padiglione: area incontro, area laboratorio, area giochi, area teatro, che quest'anno si riconferma in posizione esterna al padiglione sotto il loggiato del cortile degli svizzeri. E se dallo scorso anno Lucca Junior ha conquistato un po' di Lucca Games creando un'area solo dedicata al gioco gestita dalla Ludolega lucchese, quest'anno si avvicina a Movie Comics e Games, portando al padiglione un po' di cinema d'animazione e di laboratori con i registi Raimondo Della Calce e Francesco Filippi, e strizza l'occhiolino a James Palace, coinvolgendo i più piccoli nel loro primo laboratorio di fumetto manga, grazie alla collaborazione con Lucca Manga School e con la mostra Paper Toy Enjoy e il workshop per imparare l'arte del paper toy, evoluzione dell'origami applicata al mondo del fumetto e dei cartoni animati. Livorno, raccolta dei rifiuti. Livorno si scopre virtuosa nella differenziata, trend positivo. La città di Livorno si conferma virtuosa nella raccolta differenziata dei rifiuti, lo attesta la Regione Toscana che con decreto dirigenziale del 30 settembre 2013 ha approvato la certificazione dell'efficienza percentuale delle raccolte differenziate per l'anno 2012. Il comune di Livorno ha raggiunto il 43,98% contro il 43,15% del 2011, un trend positivo in progressiva crescita che dal 2008 a oggi fa registrare un significativo incremento del 5 punti percentuali in linea con la programmazione che puntava al raggiungimento del 45% secondo le leggi vigenti. Pisa, Galileo Galilei, l'aeroporto dei miracoli, superpista e scalo più grande, si investe 37 milioni di euro. Cresce anche la galleria commerciale con i negozi del Made in Tuscany e Delta conferma il volo diretto per New York. Il Galileo non conosce basse stagioni, almeno per quanto concerne il ritmo veramente frenetico della sua attività. Dopo il 2012, condizionato dal fallimento di Windjet e un avvio dell'anno corrente in linea col senso di crisi che pervade nelle scelte dei cittadini, con l'inizio della stagione estiva il trend è cambiato in positivo e ha riportato il vento a soffiare sulle ali dell'aeroporto pisano che da agosto a settembre compreso ha messo a segno una serie di performance positive in vista di investimenti più grandi che porteranno vantaggio all'economia regionale e non solo. Viareggio, Europa Cinema, Ettore Scola, cittadino onorario di Viareggio. Sarà Ettore Scola che riceverà la cittadinanza onoraria della città di Viareggio a inaugurare la 30ª edizione di Europa Cinema, il Festival Internazionale di Cinema curato dal regista Daniele De Plano, che si terrà dal 21 al 24 novembre a Viareggio. Il regista italiano taglierà il nastro della trentennale del festival con la proiezione del suo ultimo film, che strano chiamarsi Federico.
Felice Laudadio sarà uno degli ospiti dell'inaugurazione, colui che fu ideatore del festival insieme a Federico Fellini e direttore dello stesso fino al 2009. L'edizione 2013 di Europa Cinema prevede la proiezione di 29 film selezionati delle edizioni dal 1984 al 2012. Saranno invitati i registi, gli sceneggiatori, gli attori che hanno popolato il trentennio di attività del Festival Internazionale, coinvolgendo gli stessi in workshop, dibattiti, incontri con il pubblico in una celebrazione del cinema europeo. Brevi dalla Toscana. Spreco zero, il comune di Lucca per la campagna Un anno contro lo spreco. Il progetto sarà presentato il 25 ottobre alla presenza del ministro Andrea Orlando. Seguirà una cena con prodotti a spreco zero, a cui tutti possono prenotarsi. Il comune di Lucca intende aderire alla campagna Un anno contro lo spreco, un progetto pluriennale che ha come obiettivi principali la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle cause e sulle conseguenze dello spreco e sulle modalità per ridurlo. L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Parlamento Europeo, Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale. Un appuntamento da inserire in agenda nel prossimo weekend a Livorno: fra sabato 19 e domenica 20 ottobre c'è il World Cat Show al Modigliani Forum, entrambi i giorni dalle ore 10 alle ore 19. Si tratta della prima edizione internazionale felina del gatto pregiato di razza, sotto l'egida dell'ANFI, Associazione Nazionale Felina Italiana, che è l'unica a emettere certificati genealogici di razza autorizzati dal Ministero. Si riuniranno qui tutti gli operatori del settore appassionati gattofili. Biglietto d'ingresso intero 7 euro, ridotto 5, biglietto omaggio per disabili con accompagnatore. Lucca, Presta Libri & Co. La biblioteca Agorà apre un punto prestito alla COP di Sant'Anna. Presta Libri & Co. è il nome del progetto culturale realizzato da Unicop Firenze, Unicop Tirreno e Regione Toscana per la promozione della lettura all'interno dei centri commerciali, a cui ha aderito anche l'amministrazione comunale di Lucca. La biblioteca Agorà infatti ha sottoscritto un protocollo d'intesa insieme alla sezione Soci Coop, in cui la biblioteca si impegna a sostenere l'apertura del punto prestito, a formare il personale volontario, a organizzare attività di promozione della lettura, a fornire il materiale librario e multimediale. Il punto prestito allestito a Sant'Anna è presso il centro commerciale Coop di Sant'Anna. Prima di lasciarvi, le previsioni del tempo sulla nostra regione e poi un approfondimento del servizio TG con la finestra sul TG. Buonasera a tutti, la mappa alle mie spalle ci mostra la situazione centrata sulla giornata di sabato, ancora alta pressione sul Mediterraneo centro-orientale, l'area depressionaria presente sulla penisola iberica tenderà però progressivamente ad avvicinarsi alla nostra penisola, sarà preceduta e accompagnata da un flusso di correnti sciroccali particolarmente miti ed umide. Andiamo a vedere quindi che tempo ci aspetta in questo fine settimana. La giornata di sabato sarà caratterizzata da cielo nel complesso nuvoloso, per nubi in prevalenza medio-alte e stratificate. Non sono previste precipitazioni degne di questo nome, al più qualche isolata e brevissima piovigine. I venti sono deboli, da quadranti meridionali, poco mossi i mari, quasi stazionarie le temperature, è atteso un lieve aumento nelle temperature minime, una lieve diminuzione per quanto riguarda le temperature massime. Concludiamo con la giornata di domenica, cielo nuvoloso o molto nuvoloso, precipitazioni in particolare nella seconda parte della giornata sulle zone costiere e in particolare sulle zone di nord-ovest, dove le precipitazioni saranno particolarmente intense e persistenti. I venti di scirocco, i mari mossi o molto mossi, le temperature sono quasi stazionarie. Bene, con questo ho concluso, non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione.
La Romano Donato SRL è l'azienda che dal 1980 si occupa di coperture e rivestimenti in rame, alluminio o zinco titanio. Le coperture e le facciate in metallo garantiscono resistenza agli elementi atmosferici e bellezza unica. Operiamo su tutto il territorio nazionale. La nostra flessibilità ci permette di servire qualsiasi tipo di cliente e forma di progetto. Grandi interventi residenziali o commerciali, piccoli committenti privati, enti pubblici e associazioni. Chiamaci, saremo la tua risposta. Teranovese Tende, azienda leader del settore nella realizzazione ed installazione di tende da sole e tende da interno, avvolgibili con chiusure di sicurezza, zanzariere sia manuali che motorizzate. Opera da 15 anni a livello regionale. Il nostro team è in grado di garantire soluzioni per offrire ai clienti un prodotto di qualità ed un'assistenza qualificata 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Teranovese Tende, chiamaci, con noi la soluzione è garantita.